mattina i biologi marini svedesi Thomas Lundahl e Lisbeth Johnson raggiungono la loro postazione di ricerca, questa barca. Approfittano dei giorni più caldi e con più luce dell'estate scandinava per navigare fino al Tisler Reef, ad un'ora dalla costa, vicino al confine tra Svezia e Norvegia. Sono alla ricerca dei segreti più nascosti dei mari del nord, i coralli d'acqua fredda. E usano questo robot, un rover remotato a distanza, per scattare foto sott'acqua. Si è scoperto così che questo è il più ampio tratto di mare finora individuato in cui si trovano due specie di coralli d'acqua fredda, l'Alofelia pertusa e la Madrepora oculata. Questi banchi di corallo si estendono per più di un chilometro di lunghezza e 200 metri di larghezza. Come i coralli delle acque tropicali, anche quelli d'acqua fredda vivono senza la luce del sole, dove le temperature non superano mai 13 gradi. Benché i coralli siano animali simili agli anemoni, la loro biologia è ancora un mistero per i ricercatori. È molto importante avere una mappatura precisa, è l'unico modo per proteggerle. Una volta localizzate, infatti, sarà possibile avvisare i pescatori di non fare pesca a strascico in quella zona. In Norvegia, per esempio, c'è già una legge che vieta questo tipo di pesca in tutte le aree in cui vi sono coralli. E sono solo pochi anni che abbiamo dato avvio a questo progetto di mappatura. Fino ad oggi, in Europa, i coralli d'acqua fredda sono stati individuati in diverse zone dell'Atlantico, in modo sparso nel Mediterraneo, ma la loro posizione esatta, la morfologia e biologia sono ancora poco conosciute. Una cosa però è certa, laddove ci sono i coralli d'acqua fredda finora, i ricercatori hanno trovato sempre il loro peggior nemico, le reti a strascico. Le reti a strascico in pochi secondi possono distruggere quantità enormi di corallo e ci vorranno migliaia di anni perché i coralli possano riformarsi. I ricercatori svedesi hanno cominciato a studiare i coralli d'acqua fredda 10 anni fa. L'obiettivo del progetto Hermes dell'Unione Europea è proprio quello di mettere a fuoco alcuni aspetti di queste specie, dalla nutrizione alla capacità riproduttiva, per meglio proteggerle. Avevamo già individuato più di 1300 specie collegate all'Alofelia pertusa, ma finora non avevamo avuto la possibilità di studiare con attenzione i vari gruppi presenti. Adesso potremo addirittura scoprirne molte di più. Foto, video e campioni vengono poi analizzati in questa costruzione rossa, il Tjärnö Marine Biological Laboratory. 3 anni fa i ricercatori cominciarono infatti ad applicare le biotecnologie allo studio della riproduzione dei coralli d'acqua fredda, ma i primi risultati arrivano adesso. Carl André è il biologo molecolare che ha ordinato l'intero progetto. L'analisi genetica dell'Alofelia ha rivelato che questa specie si riproduce per via sessuata e per clonazione. Il tipo di clonazione varia a seconda delle aree. Abbiamo anche constatato che i coralli singoli in prossimità delle barriere sono molto più interdipendenti. Dispersal between reefs or more likely if the reefs are close to each other. La ricerca sui coralli d'acqua fredda è così specialistica e costosa che è fondamentale essere parte di un network europeo. Un esempio viene da questa imbarcazione di ricerca, la Pelagia, che sta entrando nel pittoresco porto di Oban. Siamo sulle coste occidentali della Scozia. Per 15 giorni è stata in mare a 200 miglia dalla costa. A bordo 15 biologi provenienti da 6 paesi europei, compresa l'Italia, e un ricercatore americano. Obiettivo della missione è il Rockall Bank, una scoscesa catena montuosa subacquea, densamente popolata di coralli. I ricercatori hanno mappato l'area e svolto diverse analisi per capire quanto i coralli d'acqua fredda siano diversi dai loro cugini dei tropici. I tropici corallen, die haben Algen. I coralli tropicali presentano alghe al loro interno e queste alghe svolgono il processo di fotosintesi, cioè utilizzano la luce per produrre energia e nutrire il corallo.
Poiché invece nel nostro caso non c'è luce a queste profondità, ci chiediamo cosa vada a sostituire questa simbiosi con le alghe. Potrebbero essere dei batteri che abbiamo individuato all'interno e che riescono a trovare il nutrimento nell'acqua. Questa imbarcazione di ricerca è dotata delle attrezzature più tecnologicamente avanzate che permettono ai ricercatori di studiare i coralli in tempo reale, come spiega il capo della spedizione, Gerard Dunneval. Camere bentiche sono utilizzate per analisi di campioni biologici dell'acqua e robot dotati di laser e telecamere per registrare e misurare piante e animali che si trovano a quelle profondità. Le tecnologie a bordo permettono poi di elaborare queste mappe interattive delle correnti presenti in quella zona. Qui si può vedere che nel giro di 2 ore le correnti variano di grado e di intensità. Quello che noi ci auguriamo di scoprire è una relazione qualsiasi, mettiamola così, tra il regime delle correnti sulla cima delle montagne subacquee e quello a metà altezza. Un'informazione indispensabile per capire il modo in cui il nutrimento viene trasferito ai coralli dal basso verso l'alto. Food can be transported to the corals that grow on top. La pelagia fornisce anche campioni di coralli vivi, utili per i ricercatori in laboratorio. I coralli vivi sono molto sensibili ai cambiamenti di luce e temperatura, devono perciò essere trasportati in fretta e con cura. Questi due biologi marini inglesi stanno portando il loro prezioso materiale nei laboratori della SAMSA, la Scottish Association for Marine Science, uno dei primi centri europei di ricerca ad aver cominciato a studiare i coralli d'acqua fredda. Una volta in laboratorio si occuperanno della tassonomia di questi coralli, in particolare respirazione e nutrizione. Murray Roberts, ricercatore del SAMS, studia i coralli d'acqua fredda dal 1997. A quel tempo si sapeva quasi nulla della modalità di nutrirsi di queste specie. Adesso invece il quadro sembra farsi più chiaro. Da quel che è emerso sembra che i coralli abbiano una dieta mista, mangino cioè sia animali vivi che residui vegetali. Potremmo definirla una dieta da onnivori. Ed è anche possibile che riescano ad assorbire altro materiale organico dall'acqua stessa. È per questo che riescono a crescere in aree a media e ad alta produttività biologica, ma anche in quelle dove vi sono le correnti. Gli oceani rappresentano più del 90% della superficie popolata del pianeta Terra e i banchi di corallo d'acqua fredda sono determinanti per l'equilibrio di molti degli ecosistemi sottomarini. Ma si stima che potranno crescere solo tra i 4 e i 25 mm l'anno, non di più. Si tratta dunque di specie a rischio. La ricerca chiede perciò che non si spengano i riflettori su questo mondo sommerso, che rischia di sparire.